Benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura, quarta puntata dell'ottava serie di questo programma dedicato all'architettura contemporanea romana. Appunto, pensavamo che probabilmente non saremmo mai arrivati all'ottava serie, che forse i temi sarebbero finiti prima, invece c'è ancora molto da dire sull'architettura contemporanea romana e su tutti i problemi e anche tutte le risorse naturalmente che questa città può dare da questo punto di vista. Il tema di oggi è crescere con il verde e in proposito abbiamo due ospiti, naturalmente oltre agli ospiti fissi. Il primo ospite è l'architetto Monica Sgandurra, che è architetto paesaggista ed è docente di architettura del paesaggio alla Scuola di Specializzazione di Architettura del Paesaggio alla Sapienza, e l'architetto Edoardo Bitt, che si è molto occupato di verde e di architettura e ha pubblicato il nuovo Verde Verticale, Tecnologie, Progetti, Linee Guida, edito da Wolters & Kluwer Italia. Che la pubblicazione deriva dai risultati di una ricerca pubblicata dall'Università di Ferrara. Tra l'altro lo abbiamo qua, eccola qua, la pubblicazione Architettura, Edilizia e Sostenibilità, il nuovo verde verticale. Sempre della stessa casa editrice, che ha a che fare naturalmente con il tema di oggi, abbiamo un altro libro, un'altra pubblicazione, Il valore economico degli alberi, calcolo del costo ornamentale delle alberature. Anche questo è un tema che può molto avere a che fare con la puntata di oggi. Naturalmente abbiamo i nostri ospiti fissi, sempre loro, che sono l'architetto Andrea Giunti e l'architetto Silvio Riccobelli nello studio virtuale. Prima di avviare la conversazione su crescere con il verde, vedremo come si può crescere veramente con il verde. Vediamo la clip. Architettura e verde è un rapporto importantissimo, cruciale nella progettazione contemporanea. Rosa Garden, un vivaio progettato da Giuliano Faussi, che è un esempio di questa nuova concezione del rapporto appunto tra il costruito e la natura. Una natura intesa come anche come rapporto con attività produttive. Parliamo di piante, di fiori, parliamo di giardini. Ecco, il recupero dei giardini, il recupero del paesaggio, questo è il tema centrale quando parliamo di verde. Non una questione ideologica, ma una questione essenziale per lo sviluppo della città, a cui dà un contributo essenziale anche un'architettura fatta di segni moderni come questa di Giuliano Faussi. L'ideale dell'architettura americana, in Florida con vista sull'oceano, in Colorado con le finestre sulle montagne o in Texas sul cielo azzurro. Le riflessioni dello scrittore statunitense Stephen Merrill Bloch stimolano l'individuazione, tra le tante possibili, della veduta necessaria di un'architettura romana. I ruderi antichi, le cupole. Ma forse non può esserci un'immagine più significativa di Roma oggi, oltre i luoghi comuni, che quella dei suoi pini secolari, arrampicati sopra i tetti delle case e sagomati sul cielo azzurro. Roma è una città verde, verde scuro come i pini, i lecci, i tigli. Cresciuta a dismisura con milioni di metri cubi di cemento, è tuttavia oggi piena di arcipelaghi di vegetazione. Le grandi ville storiche, i parchi di vicinato, gli interstizi naturali di campagna incuneata tra i quartieri, i terrazzi rigogliosi, i giardini condominiali, piazze e strade ombreggiate hanno ispirato Ottorino Respighi, i pini romani, insinuando le radici ramificate sotto il manto di asfalto di tante strade, trasformandole in opere di land art. Anche in questo, a suo modo, Roma è una città moderna, fatta di quadri fissi, slegati e frammentari, senza carrellate o piani sequenza di spazi avveniristici come nelle altre metropoli contemporanee. Roma contemporanea ha immagini e luoghi più da contemplare che da vivere, ma allo stesso tempo è più omogenea di altre città, proprio per il tessuto connettivo costituito dalla sua vegetazione, di cui i pini sono l'elemento più riconoscibile. Un verde rigoglioso che si sviluppa spontaneo, spesso come la città, ma ne tempera le patologie della crescita. Siamo nella piazza del Rosa Garden Bio, di cui ci piace citare l'imprenditore audace e illuminato che ha dato origine a tutto questo, Maurizio Amato. Ma siamo anche col progettista Giuliano Faussi, che è già stato nostro ospite in una puntata su Ostia Antica e che ha ambientato questa architettura tra i pini romani
mischiando materiali diversi, materiali della modernità e materiali legati più a un rapporto con l'ambiente. Qual è stata la filosofia di questo progetto? Beh, la filosofia di questo progetto è proprio recuperare questo rapporto tra tecnologia e ecologia, tra imprenditoria e in qualche modo rapporto e rispetto del verde, senza fare falsi ambientalismi. Cioè, si vede qui proprio il linguaggio moderno dell'architettura in un rapporto con un'attività legata alla natura, certo. Il vivaio. È un vivaio che diventa anche qualcosa di più, diventa costruttore del verde, diventa entra nel mondo anche del recupero ambientale. Qui si faranno anche eventi, sì, oltre certo. A vendere piante, che certo, poi l'attività certo, è quella. Certo. Per cui diciamo qui, ecco, vediamo come è possibile fare qualcosa di nuovo, anche partendo da concetti che a volte sembrano molto ideologici, architettura e natura. Ecco, torniamo in studio per cominciare a parlare, proprio prendendo spunto dalla clip, di crescere con il verde all'interno della città di Roma. Allora, io volevo subito chiedere a Silvio Riccobelli, ecco Silvio, quanto è verde Roma e qual è la qualità di questo verde? Domanda insidiosa. Innanzitutto credo scivolosa. Che... Sì, scivolosa. Credo che mai come questa puntata il titolo, come dire, contenga il germe di una riflessione più ampia. Cresce con il verde, in realtà c'è il concetto della compatibilità tra crescita urbana e sviluppo del verde, quello oggi si chiama sviluppo sostenibile, e però anche in realtà crescere c'è anche un problema, come dire, di approccio culturale diverso, di maggiore sensibilità verso il verde. Perché io credo poi che il ruolo del verde venga anche da quanto noi riusciamo alle generazioni che verranno infondere, diciamo così, il senso del rispetto della natura, non tanto sulla base di quanto, insomma, dei luoghi comuni, ma quanto appunto del rapporto equilibrato. Del resto poi il lingottino di Fausti sta proprio a dimostrare che il verde può anche essere un'occasione, come un piccolo volano economico, cioè un vivaio diventa anche altro. Quindi insomma anche gli economisti dovrebbero riflettere su questo. Sì, sicuramente anche noi semplici cittadini dovremmo avere un altro rapporto con il verde, anche un'altra consapevolezza nei confronti del verde e un rispetto naturalmente nei confronti del verde. Io volevo fare subito una domanda ai nostri due ospiti, appunto si parla di verde, c'è chi ha detto che poi in fin dei conti il verde è un colore, nel senso che se non c'è una manutenzione, se non c'è una cura degli spazi verdi, gli spazi verdi di fatto non sono altro che terreni incolti in cui cresce del verde, ma non sono dei veri spazi né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista sociale. Allora io volevo far commentare questa affermazione sia da Sgandurra che da Bit, iniziando proprio da Edoardo Bit. Allora, io colgo la provocazione e dico che effettivamente il verde è solo un colore, nel senso che sarebbe più corretto parlare di organismi vegetali, sistemi vegetali o piuttosto di piante. La definizione di verde deriva sostanzialmente dai piani urbanistici dello scorso secolo, della zonizzazione dei PRG, quando il sistema vegetale è stato praticamente relegato ad uno standard da esaudire, spesso e volentieri mettendolo al di fuori di quello che era il nucleo del piano. Credo invece che la vegetazione sia molto importante, è molto importante, ci sono diverse ricerche che lo dimostrano, in quanto essa può influire sulla qualità urbana in senso lato, sia dal punto di vista della vivibilità, della creazione dello spazio, ma anche dei possibili benefici che essa ha a livello climatologico ed ambientale. Naturalmente, nonché economico poi. Nonché economico, anche perché magari, come forse avremo tempo di vedere poi, un'erronea progettazione del verde o ad una sua scarsa conoscenza porta ad un innalzamento di quelli che sono i suoi costi gestionali. Secondo me, a mio modo di vedere, il verde crea spazio appunto solo quando se ne riconoscono quelle che sono le qualità
le sue diverse sfaccettature di qualità e quando viene progettato in tal senso e in funzione dei benefici che può portare. Ecco, architetto Monica Sgandurra, qualcosa da aggiungere al riguardo, qualcosa da rettificare, qualcosa da diminuire rispetto a questo concetto del verde? No, dobbiamo amplificarlo in qualche modo, nel senso che effettivamente il verde è un colore complementare, secondario, e come tale, se mi passate la battuta, è anche visto all'interno dei nostri organismi insediativi. La città, le nostre città sono delle città ormai che sono multispaziali, ossia contengono al loro interno diverse situazioni e i frammenti di verde che sono all'interno in situazioni molto, molto diversificate, dai parchi ai giardini, alle piazze, ma anche a quelle che sono le aree residuali, fanno parte di un patrimonio biologico molto importante per la sostenibilità ambientale delle nostre, dei nostri habitat urbani. Per cui potenzialmente sono delle situazioni molto, molto importanti. Il problema della progettazione del verde e il problema della cura del verde è un problema prettamente culturale nel nostro paese. Esistono sistemi, mezzi, situazioni che sono studiati e applicati nel resto del mondo. In Italia si fatica un po' molto, di più, sì. Ecco, come al solito in qualche maniera. Andrea Giunti, si fatica un pochino di più, forse poi a Roma più che in altre città? Io vorrei dire questo, io vorrei partire da Italo Insolera, che ricordo, morto alla fine dell'estate, e ricordo l'approccio al tema del verde, il rapporto tra città antica e città moderna, e l'habitat naturale, che secondo me è l'approccio da cui partire. Ricordo per esempio di Italo Insolera il grande contributo nella realizzazione del piano di assetto dell'Appia Antica, che in fondo è un'applicazione non teoretica, non ideologica di quello che dovrebbe essere il rapporto tra il costruito antico, il costruito moderno e il verde. In questo caso un verde storico, il verde dell'agro romano, il verde della campagna romana, il verde del paesaggio romano. Il verde del paesaggio, quello tipico romano. Ma andiamo subito in pubblicità e dopodiché torneremo a parlare di crescere con il verde. Torniamo in studio, Vivere l'architettura, quarta puntata dell'ottava serie. Il tema di questa puntata è crescere con il verde. Allora, Silvio Riccobelli, già abbiamo messo in campo alcuni temi, tra cui quello appunto del ritardo, chiamiamolo così, rispetto alla cura e all'educazione al verde che ci può essere ad esempio nella città di Roma, probabilmente anche in altri posti in Italia. Una battuta al riguardo. Guarda, diceva giustamente Edoardo Bitt che il verde, in senso lato, era un colore perché poi era una quantità da rispettare. Anzi, diciamo la verità, molto spesso è stato il viatico per consentire le lottizzazioni più spregiudicate, no? Perché ti lascia tanto verde, cedi tanto verde e costruisci tanta cubatura. Questo però non ha mai comportato poi una successiva manutenzione. Soltanto a partire dalla metà degli anni 90, seconda metà degli anni 90, ci si è cominciato a porre il problema. E questo è un primo problema. La seconda, scusate se scendo di livello, però c'è da dire che io ricordo, ero bambino, l'ente EUR dava da gestire il verde a una ditta di manutenzione, non so quale fosse, che rispettava molto probabilmente i capitolati del contratto. Oggi, se noi non introduciamo un sistema di sanzioni reali nei confronti dei comportamenti, scorretti di chi dovrebbe fare la manutenzione del verde, che è un problema generale degli appalti. E questo è un altro problema, perché insomma noi in Italia siamo carenti da questo punto di vista. Devo dire che anche i comportamenti professionali in questo senso andrebbero esecrati, ma il sistema degli ordini ormai come la Costa Concorda adagiata sull'isola del Giglio, fa qua da tutte le parti.
Però voglio dire, ecco, c'è un problema di controllo, non voglio usare il termine repressione, mi ripugna, però di controllo e di sanzioni adeguate per chi poi non rispetta ciò che dovrebbe fare. Ecco, vedevo Andrea Giotti che annuiva, abbiamo parlato dell'amministrazione, sì. Abbiamo parlato insomma che ci dovrebbe essere un sistema di controllo, di manutenzione del verde. Parliamo anche lei che in qualche maniera in ogni puntata pone l'attenzione sulla città e sui cittadini. Vediamo anche che potrebbero fare i cittadini probabilmente, certo, no? Potremmo tanto, essere più educati al verde. Esattamente, io dico città e cittadini sono importanti perché credo che l'approccio all'architettura e in questo caso al tema del verde debba essere proprio da cittadini, la cittadinanza, cioè la necessità di partecipare, di conoscere, partecipare come diritto e la necessità di rispettare come dovere. Ecco, diritti e doveri, anche un'urbanistica di doveri sarebbe tra i compiti che noi addetti ai lavori, professionisti, accademici dovremmo trasmettere ai cittadini. Però vorrei uscire dal luogo comune. Il verde è come il progresso negli anni 60, è diventato il mantra, il verde, l'ambiente, la sostenibilità. Noi queste cose le dobbiamo saper leggere laddove ci sono in positivo e laddove mancano in negativo. Io credo che a Roma, dal punto di vista, come lo diciamo nella nostra clip, dal punto di vista del verde, dal punto di vista quantitativo, sicuramente Roma è una delle capitali più verdi. Noi siamo carenti nella manutenzione, qui ci vogliono comportamenti e norme. Le norme ci sono, gli adempimenti sono troppi, ma qui mancano soprattutto i comportamenti da cittadini nei riguardi del verde. Ecco, vediamo un po', cerchiamo un pochino di argomentare anche questo verde che appunto Andrea Giunti dice che è un mantra che però potrebbe avere anche delle ricadute dal punto di vista economico, dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista del risparmio energetico. Allora, Monica Sgandurra, lei è un'esperta anche di tecnologie bioclimatiche. Cosa si intende esattamente con tecnologie bioclimatiche e come potrebbero essere applicate a Roma? Dunque, il campo delle tecnologie bioclimatiche è molto vasto, va dagli elementi costruttivi dell'edificio, per esempio con l'utilizzo di facciate a tenuta termica o con sistemi di sistemi che servono per captare o per respingere il soleggiamento, fino a tutta l'impiantistica attiva e passiva degli edifici. Per quello che riguarda, come rientra, ad appunto, per quello che riguarda invece il verde, sicuramente rientra in quello che è l'impiantistica passiva, ossia un sistema composto da tecniche anche abbastanza semplici che possono riqualificare in senso ambientale i nostri ambienti, ossia per esempio faccio un piccolo esempio che riguarda per esempio le barriere fonoassorbenti, utilizzare delle barriere verdi costruite ad hoc per schermare rumori nelle nostre città è un buon elemento, come anche interfacciandosi con gli edifici, utilizzare delle schermature verdi per aumentare o diminuire l'efficacia termica di un edificio. Altri sistemi possono riguardare, per esempio, delle cose ancora molto più semplici, per esempio l'interazione con l'acqua. Sistemi molto semplici di siepi di lauro ceraso possono essere delle linee drenanti e quindi possono sopperire, per esempio, alla questione dei drenaggi dentro piccoli giardini, per esempio. Insomma, le applicazioni abbiamo fatto anche il nome di una pianta, perché poi parliamo anche di quello, no? Bisogna anche parlare proprio di essenza. Abbiamo parlato dei pini, adesso abbiamo parlato anche del lauro ceraso, poi magari vedremo se scapperà fuori qualche altro nome. Edoardo Bitt, appunto, si è parlato di coibentazione, di fatto, nel senso che il verde può aiutare a mantenere, a non disperdere il calore, ad esempio, accumulato all'interno degli edifici durante l'inverno. Ecco, lei che si è occupato molto di tetti verdi e di giardini verticali. Ecco, a Roma ci sono meno esempi rispetto al nord Italia, no? Soprattutto di tetti verdi. Come possono aiutare? Qual è un esempio romano che le viene in mente, ad esempio, o qual è un esempio in generale che potrebbe essere applicato proprio a questo scopo? Allora, dal punto di vista prettamente tecnologico, nell'adozione di sistemi di inverdimento, sia di copertura che di facciata, vanno ad esercitare dei benefici due elementi del pacchetto.
da una parte la vegetazione, con tutti quelli che sono i suoi comportamenti fisiologici e di esistenza, o anche semplicemente dalla semplice fisicità, o dal semplice fatto di stare sulle facciate a contatto, esattamente. Poi entrano in gioco anche tutte quelle che sono le stratificazioni del pacchetto tecnologico di chiusura, ossia tutti gli elementi che servono per la messa in opera del verde, che in alcuni casi, se ben concepiti, ad esempio come, se lo concepisco come una facciata ventilata, possono andare a contribuire positivamente su quello che è il bilancio edilizio. Lei mi chiedeva della coibentazione, il campo sarebbe molto vasto, di cui oggi non abbiamo il tempo di entrare nel merito di tutti gli elementi. Potremmo comunque dire che ci sono tre diversi livelli in cui vegetazione ed ambiente costruito si interfacciano positivamente in maniera sinergica. Innanzitutto vi è quello a livello di involucro edilizio, ossia i sistemi a verde possono incidere positivamente su quelle che sono le performance dell'involucro tramite coibentazione, inerzia termica o, come giustamente diceva l'architetto, sul fono isolamento dell'involucro. A livello di ambiente interno, quando si adottino delle superfici vegetali all'interno degli edifici, queste possono andare a contribuire passivamente su quella che è la qualità dell'aria indoor, certo, sull'abbassamento sempre passivo della temperatura o ancora nella fonoassorbenza degli ambienti. Regolamento dell'umidità, probabilmente. Regolamento dell'umidità, abbassamento delle temperature. Ci sono alcune sperimentazioni in America che hanno sostituito ai normali sistemi di condizionamento, quelli che conosciamo tutti, che sono meccanici, dei sistemi passivi a verde. Tramite il passaggio, adesso entriamo un po' nel tecnico, ma tramite il passaggio di stato dell'acqua da acqua appunto a vapore, si viene a creare un abbassamento della temperatura ambiente. Tornando al discorso di prima, potremmo dire che passando ancora di livello e prendendo in considerazione la città, lo spazio aperto, ancora una volta l'interazione col verde provoca una serie di benefici a livello appunto di bilancio urbano. Potrebbe essere ad esempio l'abbattimento del fenomeno dell'isola di calore, la possibilità di contribuire alla regimazione dell'idrometeorite di precipitazione, o ancora lo smog, ad esempio, lo stavo per dire, l'abbattimento degli inquinanti presenti nell'aria, metalli pesanti, CO2, gas. Possono anche, ad esempio, aumentare la biodiversità vegetale e animale di un ambiente. Appunto, ci sono questi tre livelli di cui appunto richiederebbe che migliorerebbero sicuramente la qualità di una città. Allora, Monica Sgandurra, il tempo a nostra disposizione si è quasi esaurito perché abbiamo ancora 3 minuti, però appunto abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato dei pini di Roma, di questa vegetazione anche un po' anarchica, no? Della nostra città, favorita anche da un clima che non è poi così male. Ecco, però mi sembra che la cura del verde, la qualità del verde sia concentrata soprattutto nel centro della città. Ecco, cosa si potrebbe fare nelle periferie e cosa si è fatto, se si è fatto qualcosa? Nelle periferie bisognerebbe fare come si fa in Europa, un pré-verdissement, ossia introdurre il verde ancor prima dell'introduzione dell'ambiente costruito. I casi per esempio di Copenaghen, del quartiere realizzato a Bella Center, per esempio, è un caso emblematico, si è costruito un sistema di spazi verdi, di parchi, di aree naturalistiche, e l'architettura che poi si è introdotta è nata e vive all'interno di questo sistema in un elemento armonico, dove gli abitanti, i cittadini, sono partecipi alla cura dei loro spazi comuni e dell'ambiente. Quindi mi auguro per Roma che le periferie abbiano un trattamento analogo. Un trattamento del genere. Si potrebbe sperimentare anche molto di più, ad esempio, nelle periferie. Velocissimamente, Edoardo Bitt, ecco, invece quali potrebbero essere le ricadute economiche, nel senso le fabbriche o i vivai, cosa potrebbero fare effettivamente per rendere Roma una città più verde, più vivibile, o comunque per applicare queste tecnologie? Beh, allora, c'è da dire intanto che i produttori stanno di fatto investendo molto nell'implementazione dei propri sistemi e nel loro affinamento. Questo perché i tetti verdi ormai iniziano ad essere largamente conosciuti ed abbastanza utilizzati, mentre dal punto di vista del verde verticale si sta facendo molta ricerca per dare risposta alla crescente domanda di mercato.
Sul fatto di inverdire mi riallaccio alla domanda precedente, nel senso che le periferie sono effettivamente il contesto d'azione privilegiato di questi sistemi, poiché da una parte, come dicevamo prima, consentono un incremento delle performance dell'organismo edilizio, mentre dall'altra consentono una maggior vivibilità ambientale. E soprattutto senza il fatto che è sempre difficoltoso di dover operare all'interno di contesti storici come potrebbe essere il centro di Roma. Naturalmente si può progettare direttamente sfruttando certe cose, ad esempio i tetti verdi o esatto. Il verde verticale. Siamo veramente in chiusura, quindi chiedo una battuta velocissima a Monica Sgandurra. Allora, com'è possibile crescere con il verde? Aumentando il nostro grado culturale di conoscenza, questo sicuramente. Mi sembra che questo sia veramente il riassunto migliore che si possa fare. Andrea Giunti. Io aggiungo solo una cosa. A Roma c'è un programma, quello dei punti verdi qualità, che adesso naturalmente è offuscato da alcune inchieste, ma che è un modello di quello che si è detto, cioè di introduzione di un verde curato, progettato in periferia. Ecco, per cui noi dobbiamo anche vedere gli aspetti positivi. E poi voglio ricordare il simbolo della felicità dell'abitare romano, che sono gli attici e i grandi terrazzi delle palazzine borghesi, che sono veramente dei veri e propri giardini. E anche lì sull'educazione del verde al terrazzo, anche lì forse bisognerebbe fare una puntata a parte, perché se ne potrebbe parlare, secondo la mia personalissima opinione. Noi ringraziamo tutti gli ospiti per essere stati qua con noi a parlare di crescere con il verde. Speriamo che qualche idea sia venuta anche a qualche privato cittadino che ci sta ascoltando. Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata di Vivere l'Architettura. Ringraziamo in redazione Valentina Piscitelli e Marina Anatoli. Valentina Piscitelli, che vedremo anche nella rubrica Vintage. Grazie. Senta un po', ma lei che fa? Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare? Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro. Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende. Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi, quasi. Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre no. Che troviamo un bar aperto, naturalmente. No, no, andiamo, grazie. Forza. Oh, non posso. Non beve. No, non insista. Ma come non può, per carità? Le chiavi! Ecco, le ho prese io, stavano attaccate allo stipite alla porta. Dai, cammina. Lo sai che ho visto Amalfi? C'è Clean Kennedy. Buona, sa. Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Non guardare che assenso vi ha dato. Fermarsi, se non te la contesta una voce la contravvenzione non è valida. Oh, tu di procedura, ma che avvocato sei? Guarda come dondolo! Ribella di schiavo, sciogli i cani! Nato per servire!